Questo video per fare qualche considerazione. La prima sulla leggerezza con la quale ci muoviamo quando cerchiamo di interpretare i fatti secondo i nostri canoni, secondo i nostri modelli, con cui alla fine tiriamo fuori i nostri pregiudizi. Un esempio, una mia conoscente con la quale capita di chattare, mi dice, e riporto la conversazione, vi ricordi il fatto del bambino che non era stato informato perché mi aveva chiesto di fare un video su questo caso e io gli avevo detto che non ne sapevo niente, per cui insomma mi astenevo dal dire la mia senza sapere. Allora lei continua, ha detto stringatissimo proprio. Il bimbo sta male al punto che i genitori preoccupati lo portano in ospedale. Lì il medico che lo visita lo trova disidratato. Lo scrive, avrebbe dovuto ricordarsi che la disidratazione è uno dei sintomi tipici di questa malattia. E poi va e consiglia alla madre di somministrargli acqua e zucchero. O era una glucosata, insomma, non vorrei ricordare male. Lo dimette senza analisi del sangue né altri esami. Diverse ore dopo, poiché il bambino sta sempre male, anzi peggio, lo riportano in ospedale e lì finalmente lo esaminano e riscontrano il diabete. Ma è troppo tardi, ha la glicemia alle stelle e il sangue troppo denso. Muore dopo poco. Disidratazione e diabete, lo sanno tutti. Che razza di medico è? So persino io che chi ha il diabete beve molto, proprio perché la disidratazione è uno dei sintomi. Con troppi zuccheri nel sangue, i reni fanno gli straordinari. Per forza ti disidrati, sei d'accordo? Lo so dal liceo che chi ha il diabete beve molto ed un medico non lo sa. Se io vedo uno disidratato, in teoria, sì. Prima cosa penso quello e in ogni caso poi bisogna applicare la teoria alla pratica. Non si dimette un bambino senza fargli gli esami del sangue. Non è un obbligo di legge? Io gli dico di no. Mi pare di sì. Ah, non lo è. Ti possono dimettere senza esami ematochimici? È una follia. Ti supplico, tratta questo caso. Hai fatto dei video sulla salute per molto meno. Ma io, persino io, so che chi beve molto ha il diabete. E in ogni caso, anche se non c'è l'obbligo di legge, un medico coscienzioso non credo che dimetta senza esami del sangue. Sarebbe bastato il controllo della glicemia. Aveva solo 3 anni. Gli ospedali stanno diventando ambienti pericolosi. E poi prosegue. Io che non avevo sentito parlare del caso, oppure ne avevo sentito accennare, ma non mi ero informato, perché in realtà non provo un grandissimo interesse per queste cose, soprattutto perché so che la stampa li racconta a modo suo e quindi non ci credo molto. Allora vado a vedere e più o meno tutti riportano le stesse considerazioni. Insomma, sto bambino viene portato in pediatria per un dolore addominale importante, il medico gli palpa l'addome, gli dà, mi pare, una glucosata e poi lo rimanda a casa. Siamo nel primo pomeriggio, alle 2, 2 e mezza del pomeriggio. Dopodiché, verso sera, il bambino continua a star male, viene riportato in ospedale, in pediatria, e qui dopo poco muore, probabilmente collassato. Scatta il meccanismo, scatta il tutto. E credo che siccome a un certo punto è saltato fuori e i giornali riportano che era stata trovata una glicemia elevata in questo bambino, alla fine tutti sono convinti che questo bambino è morto di diabete. In realtà questa che scrive quanto ho letto ha questa convinzione e io vorrei sapere quanti di voi ancora hanno questa convinzione. Sta di fatto che se poi si cerca di andare un po' oltre e quindi si va a quanto scrivono i giornali alcuni giorni dopo, succede che i giornali scrivono che è stata fatta l'autopsia e questa autopsia rivela un'emorragia intestinale, sembra importante perché comunque ha portato a morte nel giro di poche ore, dovuta a questa emorragia, perché insomma un'emorragia intestinale, un bambino di 3 anni deve pure avere una causa, e scrivono dovuta a una malattia rara. E qua bisognerà capire,
in base a quali saranno gli sviluppi successivi delle ricerche, insomma, che verranno fatte sul materiale istologico, qual è stata la causa della emorragia, cioè quale patologia c'era o c'è stata alla base. Sta di fatto che il diabete non è stato la causa della malattia, insomma, questo bambino aveva una glicemia alta e aveva anche una febbre, mi pare, all'ingresso, che probabilmente erano in relazione a quanto era successo alla grave, come dire, perdita di sangue, alla grave anemizzazione che si era creata in base a questo sangue, a questa emorragia intestinale. E qua non si capisce se il sangue era andato in peritoneo o meno. Non lo so, ma insomma, questa è stata la causa della morte. Almeno secondo i dati dell'autopsia, e qua siamo già su, anche se riportati dai giornali e quindi credibili fino a un certo punto, siamo già su un piano più di verità. Allora, chi credeva, che il medico avesse trascurato una cosa banale come un diabete che bastava diagnosticarla con uno stick, insomma, con un semplice esame della glicemia nel sangue, evidentemente era vittima di un pregiudizio, no? E aveva già fatto poi le sue considerazioni su quello che era la validità dei medici o meno, eccetera, eccetera. Allora siamo di fronte a un'altra cosa, siamo di fronte a una patologia grave, un'emorragia intestinale, dicono, di cui non sappiamo l'origine, che ha portato a morte nel giro di poche ore. Insomma, da quando sono cominciati i sintomi a quando il bambino è morto, non so esattamente quante ore siano passate, ma suppongo che saranno passate più o meno una decina di ore, dalle 2 del pomeriggio fino alla tarda sera, forse anche meno. Quindi una cosa che per portare a morte in così poco tempo deve essere molto drammatica nella sua sostanza. Allora, il piano dell'attenzione, negli articoli di giornale che riportano il risultato dell'autopsia, e che non so quanti di voi poi abbiano letto e quindi abbiano cambiato parere rispetto al diabete, perché poi queste cose sono cose che suscitano molto la curiosità, no? Di tutti. Il piano si sposta, ovviamente non sarebbe bastata una semplice glicemia, no? Per fare diagnosi. E lì l'accusa che viene rivolta a questo punto, oppure il piano su cui le indagini si sposteranno, è se un'eventuale ecografia avrebbe potuto rilevare l'emorragia. E a quel punto, se un'ecografia fatta in tempo avrebbe potuto consentire. Perché l'ecografia è un atto diagnostico, non è un atto terapeutico, quindi se un'eventuale ecografia fatta in tempo avrebbe potuto poi consentire un intervento tempestivo capace di salvare la vita al bambino. E qua siamo completamente nel campo delle ipotesi e nel campo in cui dovranno giudicare i periti per decidere se ci sarà colpa o meno dei medici che hanno accolto il bambino, perché se comunque niente si sarebbe potuto fare, evidentemente la colpa diminuisce. Se in realtà una diagnosi tempestiva attraverso l'ecografia, poniamo, e poi gli altri accertamenti che di urgenza si sarebbero imposti, avrebbe potuto condizionare un intervento d'urgenza, il quale intervento d'urgenza fosse ancora stato, visto che si è svolto in così breve tempo, capace di salvare la vita al bambino, allora in questo caso c'è anche un'ipotesi di omicidio colposo, no? Questo però è un territorio su cui noi non possiamo entrare, perché sarà il campo in cui i periti dovranno dare il loro parere, dovranno stabilire cosa sarebbe stato possibile fare e l'efficacia eventuale di quello che sarebbe stato possibile fare. Allora io non entro sulla competenza,
del medico o sulla competenza o su quello che ha fatto la pediatria, però rilevo una costante che ho già messo in evidenza, parlando anche di altri casi, non questo, non esattamente sì, uguali a questo, ma simili a questo, altri casi di persone che sono state portate in pronto soccorso e dopo un po' di ore sono ritornate al pronto soccorso, sono entrate, questa volta accolte in ospedale, moribonde e sono morte. Allora c'è un problema. Il problema è un problema che secondo me è importante. È quello dell'osservazione del paziente, no? È importante sia dal punto di vista della salute del paziente, ma è importante anche per quello che riguarda, come dire, la possibilità del medico di rispondere di quello che fa, cioè di comprendere quello che succede in un paziente. Cioè, la mia esperienza nel periodo in cui ho lavorato è stata quella che molte volte, quando ti entra un paziente e non capisci, no? Non capisci, è perché la medicina è fatta di cose che non si capiscono o che pure sembrano una cosa all'inizio e poi si rivelano essere un'altra cosa. Ma se tu questo paziente lo tieni, ce l'hai lì e hai la capacità di osservarlo, cioè stai lì, ce l'hai lì e ogni mezz'ora, ogni ora te lo vai a guardare, guardi cosa succede e nel frattempo verifichi tutte le cose che ti vengono in mente. Magari nel frattempo vai anche a studiare tutto quello che poi può essere causa di quello che vedi, insomma, ti vai a guardare le riviste, non lo so, ma comunque ce l'hai lì e fai tutte le manovre diagnostiche, ma prima di tutto, prima di fare esami così, alla cieca, come spesso si fanno nella medicina di oggi, no? Prima si fanno gli esami e poi si visita. No, prima si visita, prima si cerca di considerare tutte le ipotesi, di dar valore a tutti i piccoli segni che il malato spesso mostra, che i parenti ti dicono, e così via. Dopodiché, insomma, man mano che si, come dire, che si apprezzano tutti i possibili segni, si fanno gli esami che tendono a convalidare o ad escludere le singole ipotesi che si fanno di volta in volta. E allora, se tu il malato ce l'hai lì, l'andamento, qualcosa che magari quando entra in quel momento ti è oscuro, non hai gli elementi, ma poi si chiarisce nel giro di qualche ora, nel giro di un giorno, magari 2 giorni se c'è il tempo, questa cosa si chiarisce e tu hai modo poi di arrivare abbastanza più facilmente, non sempre ci si arriva, ma ad una diagnosi supportata e quindi a una diagnosi credibile e quindi a una terapia adeguata per quel tipo di patologia. Intanto ti limiti alla terapia dell'urgenza, insomma, a curare le cose importanti, che mettono a rischio la vita. E questo come dire, è importante per il paziente, perché in questo modo si potrebbe anche salvare qualche vita in più. Ed è importante anche per il medico o per i medici, perché mettiamo che ha accolto all'inizio questo bambino, lo avesse trattenuto in osservazione e nel giro di alcune ore questo bambino si fosse comunque andato aggravando, ma avesse fatto tutto il possibile, insomma, no? Avesse preso, vedendo come andava aggravandosi, avesse preso in considerazione anche questa ipotesi, continuando a palpargli la panza, che so io, insomma, gli fosse venuto in mente di fargli questa ecografia. Supponiamo che poi il bambino, vista la drammaticità con cui le cose sono andate avanti, fosse morto comunque. Allora, questo fatto non avrebbe suscitato nessuno scalpore pubblico,
questo fatto sarebbe rientrato in una normale routine. Certo, è drammatico che un bambino di 3 anni possa morire, ma ci sono patologie per cui anche un bambino di 3 anni può morire. Non sono dei maghi, i medici. Si fa quello che si può. Certo, bisogna dimostrare di fare quello che si può, di prendere in considerazione tutto, di non lasciare andare, cioè di non, ma di assumersi la responsabilità anche della malattia, della vita del malato, e quindi di stare su quel malato tutto il tempo necessario perché si sappia cos'ha, o ci si avvicini il più possibile a sapere cos'ha e si possa fare il possibile. Questo ovviamente serve anche per ripararsi dalle conseguenze medico-legali, no? Dall'incriminazione. Perché quello che colpisce in questi fatti, e non è l'unico, succedono in continuazione, è che ormai si va in pronto soccorso, si va in una struttura medica pubblica e si viene rimandati a casa. Dopodiché, dopo un po' di ore, si ritorna o morti o moribondi e non c'è più nulla da fare. E questo la gente, noi, non siamo disposti a perdonarlo. Soprattutto alla medicina pubblica. Non siamo disposti a perdonarlo. È qui. Allora però il problema si sposta, no? Si sposta sul fatto che ormai la medicina si comporta così. Diciamo, si sposta dal piano personale al piano dell'organizzazione, insomma. E ci si chiede cos'è diventata la medicina, cosa sono diventate le strutture pubbliche. Perché io sono sicuro che se chiedo a chiunque di voi di raccontarmi delle esperienze che ha avuto recandosi in pronto soccorso, come mi è successo per esempio ieri andando alle poste, no? E sollevando un problema più generale, insomma, ho detto che tutto sommato tutti ormai i servizi sono cambiati e sono diventati quasi dei disservizi, insomma, e questo ma non succede solo alle poste, ma succede anche negli ospedali, insomma, no. Allora, diciamo che l'impiegata mi è saltata su e mi ha detto che questo non deve succedere negli ospedali perché lì è in gioco la vita, mentre se succede alle poste, insomma, poco male, no? Ma è un qualcosa che riguarda tutto. Quelli che prima erano dei servizi, perché ripeto, prima si faceva, quando i posti letto erano tanti e non c'erano i DRG, non c'erano tutte quelle cose che fanno sì che ormai la medicina, ormai in ospedale si resti quando si riesce a trovare un posto, dopo aver fatto file enormi, dopo aver superato una burocrazia enorme, si riesce a restare quei pochi giorni, perché ci sono ormai delle tabelle, dei moduli, come dire, delle norme che fanno sì che i tempi di degenza non possono sforare perché sennò non viene finanziata la struttura e così via. Insomma, le conseguenze di tutto questo sono che chi si trova ad agire nell'urgenza, in questo caso quei medici, sono stimolati di fronte anche a una massa di persone che ricevono, perché qui c'è anche il discorso che la gente non si rivolge più al medico di base, molto poco, insomma va direttamente al pronto soccorso, altra situazione che non funziona poi più così bene, no? Allora, di fronte a una massa di gente che si rivolge al pronto soccorso, dove tutto è burocratizzato, dove ci sono attese enormi, eccetera, eccetera, chi è lì in frontiera tende a scaricare, a rimandare indietro, perché poi alle spalle si trova reparti che non sono in grado di accogliere e quindi non sa cosa fare. A questo punto però il rischio che ci si assume, e se lo si assume sempre a livello individuale, quando succede qualcosa, è un rischio importante, insomma, no? Come in questo caso diventa la possibile denuncia di un omicidio per un omicidio colposo. Ma non scaricherei tutta
la colpa, se di colpa si può parlare, al singolo medico, ai singoli medici. C'è un problema che riguarda cosa sta diventando la medicina pubblica al giorno d'oggi. Secondo me stiamo distruggendo rapidamente un valore, una qualità della medicina che negli anni 80, 70, 80 era alta, una medicina pubblica che era in grado di far fronte a tanti bisogni della popolazione, anche non solo di interesse sanitario, anche sociale, ed era in grado di perfezionare l'intervento medico, diciamo così, e di portarlo avanti fino alla guarigione, non dico completa, ma fino al massimo recupero di quel malato. Adesso invece spesso i malati vengono ributtati indietro e abbandonati a se stessi. E anche questo, siccome poi a volte ci sono malati che non hanno la forza di, come dire, di darsi da fare per reggere a tutti gli esami che vengono richiesti, i tempi d'attesa, la burocrazia che devono affrontare, spesso si lasciano andare e lasciandoci andare a volte perdono tempi preziosi. Io ho una formula dentro di me, è che la medicina quando serve non c'è e spesso c'è quando non serve. E qui ho in mente quello che mi diceva un'infermiera con cui ho lavorato tanti anni e con cui ci siamo ritrovati poco tempo fa, che ancora lavora, non è andata in pensione, e mi diceva come anche adesso, in quei pochi pazienti che trovano ospitalità nell'ospedale, nel reparto, spesso questi pazienti ricevono delle cure estreme, anche quando ormai sono praticamente morti, insomma. E mi riferiva il caso di una gravissima emorragia cerebrale, insomma, di un coma ormai dépassé, in cui erano state fatte nel giro di una settimana 7 TAC. Allora ci si chiedeva perché. Allora c'è un'estrema attenzione per situazioni nelle quali ormai la medicina non può più niente. E c'è una inattenzione per molti problemi in cui invece la medicina potrebbe, e se devo riferire a un caso personale, insomma, rispetto al dolore, insomma, situazioni in cui vivi anche problemi di dolore molto forte, molto intenso. Sei ributtato indietro, nessuno si occupa del tuo dolore, se non stai morendo, e qui ci si occupa quando ormai non ci si può fare niente, se tu stai male, se tu soffri, aspetta. Questo è un po' quello che spesso succede nella medicina. Ma allora diamo anche un'altra considerazione, quest'altra considerazione è quella che la medicina pubblica, come dicevo, è in sfascio, ma in sfascio a favore della medicina privata. Sempre più a questa carenza, a queste carenze della medicina pubblica si affianca una medicina privata che mostra invece delle facce molto accattivanti, che si fa i siti in internet, in cui tutto sembra che fa le stellette, che mette i giudizi di qualità e tutto quello che si vuole, insomma, no? E queste cliniche anche qui nel Veneto sorgono a vista d'occhio, crescono come funghi e chi sa fare qualcosa anche nel campo della medicina, perché ha medici che hanno imparato delle tecniche, insomma, che possono mettere a disposizione, ormai non lavorano più nel pubblico, vanno nelle strutture private, operano nelle cliniche private, visitano nelle cliniche private. E tutto quello che non è strettamente, pensiamo per esempio alle fisioterapie, a tutte le terapie fatte con fisiche, per esempio, no? Ormai no, non trovi più spazio nella struttura pubblica per poterle fare, o trovi spazio a tempi estremamente lunghi. E poi i costi non, cominciano a non essere più indifferenti neanche nelle strutture pubbliche, quando devi pagare il ticket per tutto, insomma, soprattutto per le fasce della popolazione che sono meno abbienti. E allora c'è una serie di fattori. Uno dei fattori è che stiamo
distruggendo a grandi passi ormai la medicina pubblica, e la medicina privata avanza, la medicina privata ha le sue leggi, che sono ben diverse dal pubblico. Chi ha soldi, chi può pagare, riesce ad ottenere delle vie preferenziali, riesce in qualche modo a farsi fare, ma anche lì, insomma, siamo sempre in un settore molto anonimo, deve andare a mendicare pagando quei soldi alla mano. Quello che c'era nella medicina pubblica lo stiamo gradualmente perdendo per una serie di fattori, anche, non ultimo, anche la formazione del personale, il personale infermieristico, che era per esempio uno dei punti di forza. Insomma, avevamo degli infermieri che chiamavano i pazienti, chiamavano il lavoro che facevano, che erano formati negli ospedali e che adesso, una volta formati nelle università, si sentono dei piccoli medici e non fanno più quelle manualità che servono al malato, e quindi si sentono già diversi, distaccati, e il malato, per esempio, non viene alzato quando dovrebbe essere alzato, mobilizzato dal letto per evitare le complicazioni, i decubiti e tutte. Anche questo succede. Lo sfido, insomma, ognuno di voi a raccontare una vostra esperienza negativa quando si è rivolto alle strutture pubbliche. Sono sicuro che ne troviamo tantissime di esperienze negative. Ma poi c'è anche un altro fatto che viviamo, secondo me, che ormai rifiutiamo la realtà. Rifiutiamo. Vogliamo vivere un mondo virtuale di sogno. Per noi le cose non possono essere condizionate ad andare come vanno. Ci deve essere sempre, dobbiamo sempre pensare positivo. Anche quando pensare positivo diventa molto difficile. E qua mi viene in mente un altro caso che un po' vabbè, sul quale avevo fatto degli interventi cercando di spiegare quello che, come dire, quello che razionalmente, anche sulla base di un'esperienza, di una vita, insomma, mi è capitato anche di scrivere, di presentare al congresso dei lavori sui tumori cerebrali, insomma, per quanto si può sapere, e avevo cercato di dire, insomma, di spiegare argomentando qual è la situazione, insomma, no? Che più o meno si potrebbe trovare a vivere, potrebbe una persona di cui, che è una persona nota nel mondo dello spettacolo, no? Sto parlando di Nadia Toffa. Bene, poi vedo come viene trattato, no? Adesso rileggevo a distanza cosa sta succedendo di questo caso, perché non se ne sente più parlare ufficialmente, no? Però una cosa che mi colpisce è che quando se ne parla, i comunicati vengono fatti attraverso video che sono letti da una voce sintetizzata e fatta di frasi, diciamo, prese da comunicati che potrebbero essere non so, delle agenzie di stampa, una cosa del genere. Quindi non c'è mai, diciamo, non c'è mai una persona che ne parla, mai qualcosa. È una cosa presentata in maniera fredda, con un comunicato, addirittura a volte ho visto perfino una specie di cartone, di manichino, il cartone che muove la bocca a secondo dell'addizione di questa voce sintetizzata. Ma questi comunicati adesso cominciano ad essere allarmanti. Allarmanti perché sembra che questa situazione si sia complicata, no? E allora, quando adesso si tratta di prendere atto di una realtà che non so esattamente come sia, perché, come dire, si sentono solo questi comunicati, ma evidentemente c'è stata una recidiva, come è stata ammessa, insomma, un pericolo c'è, insomma, no? Ma allora chi non è speranzoso, no? Cioè chi non nutre una fiducia oltre i limiti dell'accettabile, chi cerca di vedere la cosa o questa malattia, insomma, il caso di questa persona in oggetto, che è un caso di cui si discute pubblicamente, perché pubblicamente sin dall'inizio siamo stati investiti, no? Quando si discute, si cerca di vedere realisticamente il destino o la condizione attuale di questa persona e il destino, ecco, allora se anche si cerca di vederlo realisticamente si diventa automaticamente un haters,
come si dice, insomma, uno che è contro, che ce l'ha con questa persona. Essere realisti, no? Considerare come fanno in America, no? Ti dicono, guarda, hai questo e questo e questo e hai tanto di vita, no? Questo secondo me no, non si deve fare, si deve sempre lasciare la speranza alle persone, però si deve anche poter, come dire, vedere sotto una luce realistica quello che succede, cosa si ha davanti, insomma, analizzare i fatti. Se si vogliono vedere soltanto sotto la lente dell'ottimismo, senza stare sulla lente del realismo, si compie un travisamento della realtà. Sì, può essere un meccanismo di difesa, ma il meccanismo di difesa è anche sintomo di un atteggiamento nevrotico nei confronti della realtà, di un io debole che non è capace di organizzare la realtà secondo i termini del reale, insomma, alla luce del reale. E anche questo è un fenomeno, insomma, le cose che non piacciono, non si possono dire, disturbano. E qualcuno anche scrive nei commenti, no? E noi abbiamo bisogno di leggerezza, non, siamo, viviamo una vita fatta di stress, fatta di cose così, e quindi quando veniamo qua abbiamo bisogno di leggerezza, non vogliamo pensare. Vogliamo divertirci, vogliamo ridere. Beh, insomma, è comprensibile che ci sia anche bisogno di leggerezza. Ma io dico ogni tanto, ci sarebbe anche bisogno di pensare di più e di mettersi sul piano della realtà un po' più spesso e di capire quello che ci succede intorno. Anche col mio canale, insomma, vorrei, per quanto è possibile, insomma, e con l'aiuto di menti pensanti, mi piacerebbe chiarire meglio sempre più alcuni concetti che poi si ritrovano, insomma, ne nella vita, insomma, aiutare un po' a pensare, magari anche attraverso le storie, anche attraverso i racconti. Ma magari anche attraverso qualche saggio, anche attraverso qualche discorso, di riportare, insomma, dal piano del diversivo esasperato, che spesso ormai la comunicazione attraverso i media sta portando, riportare a un piano di riflessione. Mi accorgo anche che molti di voi hanno bisogno di riflettere e cercano degli argomenti, dei video, insomma, in cui si propongano delle riflessioni. Un saluto.